andiamo a rimuovere. Questa zona qui, oggi questa zona qui praticamente è un'area particolarmente sporca, con i bambini, quelli più piccolini, ci concentriamo qui davanti magari sulla spiaggia alta dove magari ci sono meno pericoli per loro. E gli adulti che si possono muovere dai bambini, magari ci concentriamo su questa zona qua dove c'è più spazzatura abbastanza impegnativa. E non ci sono schifezze, più che altro è plastica abbandonata, lattine e quant'altro materiale, ecco. Quindi non ci sono pericoli particolari. Però è bene prestare sempre attenzione, soprattutto i bambini, che non tocchino se ci sono magari bottiglie rotte, che stiano attenti, che non si facciano male se ci sono rottami metallici e soprattutto che non corrino, ecco perché rischiano di inciampare, di andare a sbattere, perché qui ci sono parecchi, insomma, materiali dove effettivamente ci si può fare male. E noi adesso vi distribuiamo i guanti, per chi non ce l'ha ve li diamo noi gratuitamente, i sacchi ve li diamo noi, e facciamo tutto quanto indifferenziato, nel senso che buttiamo tutto ciò che troviamo nei sacchi, ok? Quindi dividere la plastica dal vetro in questo caso non ha importanza, perché essendo indifferenziata, quando finisce poi negli impianti di separazione, appunto, poi lì vengono separati i vari materiali con dei vari passaggi delle macchinari. Dovremmo fare più o meno, sono le 3:30. Questa bellissima iniziativa della Plastic Free, e cedo la parola all'organizzatore. Noi siamo, diciamo, di supporto con i nostri droni come associazione Pianeta Droni e Sport, e niente, potete vedere, poi vi segnaleremo dove metteremo questi filmati e queste cose. Allora, l'iniziativa, parla dell'iniziativa, parla della tua associazione e su cosa, e della collaborazione che possiamo avere in queste fasi. I nostri piloti sono Marcello Pirippo, Francesco Mancari, Antonio Munizza, che sono stati in volo per riprendere tutte le operazioni. Scusami. Ok, grazie. Allora, Plastic Free, come dicevo, è un'associazione di volontariato che cerca di tutelare l'ambiente con delle campagne di sensibilizzazione. Oggi ricorre per noi associazione la data nazionale, è la seconda data nazionale, perché la prima la facciamo in primavera, questa è la seconda che svolgiamo ai primi di autunno. In contemporanea in tutta Italia ci sono 246 attività di raccolte distribuite tra
il sabato, ieri e oggi che la domenica. Stasera avremo il report totale di quanta partecipazione abbiamo avuto a questa attività e soprattutto quanti chili di spazzatura abbiamo rimosso dall'ambiente. Alle nostre spalle si può vedere il risultato di oggi, praticamente. Non ho fatto la conta dei sacchi. 54 sacchi, 86 copertoni. 54 sacchi, 86 copertoni, non è proprio una misura piccolissima. Di solito facciamo molto poco, ma oggi ci siamo veramente superati. E c'è da dire che effettivamente oggi abbiamo avuto una grande partecipazione di genitori con i bambini. Quindi la metà di questi partecipanti erano tutti quanti bambini che si sono impegnati anche con momenti di gioco tra di loro nel raccogliere più plastica possibile. 54 sacchi non sono veramente pochi, sono veramente tanti, soprattutto su un'area distribuita di 500-600 metri quadrati, ecco. Quindi vuol dire che era un'area veramente, veramente sporca. Poi dalle foto aeree, che grazie al vostro contributo avremo modo poi di visionare insieme con i filmati, e ci renderemo conto effettivamente del lavoro che abbiamo svolto. Quindi un prima con l'aria tutta quanta sporca e un dopo con l'aria pulita. Ripulito. Poi con questo materiale fotografico e visivo avremo modo di realizzare un documentario, lo faremo insieme, certo, naturalmente, certo. E lo faremo nelle scuole, quindi faremo una doppia campagna di sensibilizzazione, noi come Plastic Free per quanto riguarda l'ambiente, voi come associazione Pianeta Droni, con il quale insieme daremo delle spiegazioni ai bambini e agli alunni, in modo tale che anche loro possano appassionarsi al rispetto dell'ambiente e anche allo sport, al pilotaggio dei droni, che è una di quelle attività che a mio giudizio è fondamentale oramai, per noi che operiamo all'aria aperta. È il futuro, oramai è il futuro della nostra era, perché siamo arrivati a dei livelli veramente molto alti con i droni, con il controllo del territorio. Con l'occasione noi faremo anche segnaleremo tutti i siti nei nostri voli con i nostri operatori, segnaleremo i siti dove ci sono questi cumuli e roba varia, e nello stesso tempo attenzione, perché noi siamo in giro e vi controlliamo, non buttate spazzatura. ecco. Siamo sempre in volo e non ci sentite e non ci vedete. Arriviamo improvviso e siamo là, perciò tuteliamo il nostro ambiente. Questa iniziativa di Plastic Free l'ho sposata subito appena ho conosciuto il presidente, e saluto anche il nostro presidente che sta facendo le riprese, e questa è un'iniziativa che si collega molto bene con la nostra attività, perché noi che siamo sempre in volo in giro per la Calabria facciamo tante manifestazioni, le vedrete sul sito pianetadroniesport.it. In questa occasione abbiamo potuto dimostrare come la sinergia tra le due associazioni è stata, diciamo, completata da un volo in aereo che riprende tutta questa pulizia della spazzatura che butta la gente. Non arriva sola qui la spazzatura, viene buttata dalle persone, ed è bellissimo quello che hanno fatto loro, che hanno coinvolto anche i bambini, perché li educano in questa fase a mantenere l'ambiente pulito. Bravi, complimenti. Grazie. A tutti voi. Grazie. Allora, la presentazione, la signora è la responsabile di Catanzaro. Io sono la referente per la città di Catanzaro, mi chiamo Valeria Valia e lei è la mia collega. Ah, anche su Catanzaro. Perfetto.